Conosciamo San Paolo e conosciamo anche il suo dispiacere di non avere partecipato attivamente alla lapidazione di Stefano, perché era giovane in quel momento, non aveva la possibilità, come avevano gli altri, di tirare le pietre e di eseguire la condanna a morte di questo diacono. Lui tiene in mano i vestiti, li custodisce, perché gli altri siano più agevolati a colpire. E lo vediamo, quest'uomo, continuare, crescendo in età, continuare questa persecuzione. E lui stesso ne parla oggi a noi e ci dice appunto che non è sufficiente per lui fermarsi a Gerusalemme, ma vuole andare oltre, dove ci sono i cristiani, per sradicare questa cosa nuova che è contraria assolutamente al suo modo di intendere e di pensare. Può capitare nella vita di avere un'intenzione buona e di perseguire dei risultati cattivi. San Paolo era in questa condizione e lo dirà lui stesso. Sulla via di Damasco sappiamo quello che è successo e sappiamo che la luce che è venuta a portare Cristo per lui diventa la luce che finalmente squarcia le sue tenebre. Il grande peccato del mondo è quello di vedere la luce, di tenere chiuso gli occhi. Ora, per una grazia tutta particolare, Paolo questi occhi li apre. E nel momento in cui li apre, per così dire, diventa cieco. Non riesce più a vedere, è abbagliato da questa luce. Ed è grande la voce che lui sente, importante, perché mi perseguiti? Notate che chi parla è Gesù, ed è Gesù che è presente nella comunità che è la Chiesa. Guarda che sono io quello che perseguiti, perché la Chiesa è il suo corpo. E Gesù parla non al futuro, al passato, al condizionale, al presente. Io sono vivo, sono risorto, perché mi perseguiti? Ed ecco Paolo che rimane cieco. Sembra un assurdo, un ossimoro. Vede la luce e rimane cieco. Ma in realtà è così. È così. Perché quella luce che l'ha abbagliato deve diventare sua attraverso l'apertura del cuore. E l'immagine che c'è, noi ce la immaginiamo, Paolo a cavallo che va a Damasco. Gli atti non lo dicono, era a piedi, un cammello, chi lo sa. Ma sappiamo quello che viene dopo, che viene condotto per mano. E non è un particolare da tralasciare. È l'azione che fa la Chiesa, che fa una mamma e un papà, nei momenti in cui prende per mano un figlio e lo accompagna nella vita. Lo accompagna a conoscere il Signore. È l'azione che viene fatta passo dopo passo verso la persona che ami e che vuoi che condivida con te la fede che hai. Possiamo già vedere qui l'azione della Chiesa, ma non è fermata lì, perché c'è bisogno di un di più. E qui salta fuori Anania. Anania che è considerato santo anche dalla Chiesa Cattolica. Oggi si celebra anche Santa Anania. La tradizione ce lo dice martire. Ma questo uomo buono, credente, deve a quel punto lì rischiare. Perché lui sa chi è Paolo. Sa che ha la forza per perseguitare i cristiani, per arrestare anche lui. Ma lui deve uscire dal suo anonimato e deve andare a compromettersi davanti a Paolo.
Ed è esattamente quello che questo uomo fa. Ed ecco che quel percorso che Paolo ha fatto, preso per mano dalla Chiesa, ora diventa, arriva al compimento. E Anania porta la luce. La luce è il battesimo. È la presenza piena di Gesù nella vita di Paolo, dopo che lui aveva camminato per mano a qualcheduno della Chiesa. Qui c'è l'immagine proprio del catecumeno, del credente, ma anche di chi si affaccia nella sua vita per dirgli la bellezza della fede e accompagnarlo. Ed ecco che qui c'è il momento del battesimo, che è l'illuminazione, la luce. E nell'altra narrazione si dice che prendono anche pasto insieme. Probabilmente è l'Eucaristia, è il passaggio dalla nascita alla fede, della fede con l'Eucaristia. Ma l'Eucaristia nella comunità cristiana era anche, ed è anche comunione, convivialità, stare insieme. Allora tu sei venuto qui, ostile a noi, per perseguitarci, la comunità ti ha accolto, ti ha fatto crescere, ti ha dato per grazia di Dio la luce della fede, ora sei uno di noi, sei parte di questa comunità, hai celebrato con noi e hai ricevuto l'Eucaristia, ora vivi con noi. Capite allora che il percorso di San Paolo è nello stesso tempo il viaggio di ognuno di noi e nello stesso tempo è quello che ognuno di noi può fare ed è chiamato a fare nei confronti degli altri, perché la fede è dono, la fede è luce, la fede è vita. Qui fuori, proprio entrando qui, c'è una parola di Paolo che dice «Io non mi vergogno del Vangelo», che in latino suona ancora più calorosa e colorosa. «Non enim erubesco Evangelium», che vuol dire «non divento rosso», «non mi vergogno» nel senso proprio fisico del diventare rosso dalla vergogna. Anania non si è vergognato del Vangelo. Ed ecco l'invito a noi ad esporci per il Signore e a trasmettere agli altri quello che è il dono che abbiamo ricevuto, che è il dono della fede. E questo ha il carattere dell'incontro personale, del dialogo tra me e te. Tu che sei il mio collega di lavoro, con cui andiamo a giocare a padel o a calcetto, tu che studi con me, tu che sei mio marito, mia moglie, la persona con cui vivo, tu che sei mio figlio, che diventi adolescente o che sei bambino. Ecco, non mi vergogno del Vangelo, ma questa è una realtà di comunità, di una comunità che si ritrova attorno alla parola di Dio, all'Eucaristia, e non si vergogna, non come un orgoglio, diciamo così, che arriva alla superbia, ma come un qualcosa che non posso tacere e che condivido con te. Allora ogni occasione è buona per questo annuncio, che richiede il tuo essere, della tua persona, attraverso la parola franca, o attraverso anche quell'atteggiamento bello, amabile, attrattivo, che porta a farti la domanda, ma perché tu fai così? Da dove ti viene questa speranza? Perché? Ecco, è una comunità, ed è la Chiesa intera che è chiamata a fare questo. E come dice il Papa, la Chiesa se non fa questo, ha fame d'aria, non respira più. E quando parliamo di fame d'aria dopo anni di Covid, abbiamo davanti situazioni tragiche. La Chiesa che si vergogna del Vangelo, che non lo annuncia, che non lo trasmette, non solo è asfittica, ma rischia di morire, perché non ha più il respiro di Dio dentro di sé e non lo trasmette.
Eccoci in questa festa che, non dimentichiamolo, ha il tono della conversione. Conversione che vuol dire che Paolo realmente cambia vita. Cambia vita e anche lui rischia, perché immediatamente a Damasco lui annuncia il Vangelo. La prima idea che hanno i giudei è quello di farlo fuori. E allora lo calano nella famosa cesta dalle mura per farlo fuggire. E pensate anche, amici, questo mi fa più impressione di Paolo. A un certo momento, dopo che lui ha fatto questo, Paolo torna a casa, a Tarso. E là continua il mestiere che faceva, attorno al telaio, a fare le tende per l'esercito romano, lui che era cittadino romano, e lo farà valere, perché vorrà essere al momento opportuno giudicato da Cesare e lo dovranno scortare fino a Roma. Bene, chissà cosa avrà pensato quest'uomo. Ma cosa mi è successo a Damasco? Dov'è la comunità che mi ha accolto adesso che sono qui a continuare a fare le tele? La fede non è vergogna, ma non è neanche esente da momenti di maturazione silenziosa, anche dolorosa, momenti di attesa, momenti in cui, rimanendo e perseverando, ti prepari poi ad andare. Come capiterà a Paolo, quando Barnaba lo va a prendere e lo tira su dalla panchina, o meglio dal telaio, e lo mette di nuovo in quella disponibilità incredibile di essere l'apostolo dei pagani. Lui che era cittadino romano, lui che sapeva il greco, lui che ragionava come un fariseo, ma che riusciva a dire queste cose, convertita a Cristo, e Cristo per Paolo è tutto, ma le riesce a dire alla gente che Cristo non ha conosciuto, alla gente pagana, alla gente che sa qualcosa del mondo ebraico ma non sa altro. Pietro questa cosa non l'avrebbe fatta probabilmente, ci aveva provato, c'è bisogno di un altro. E Paolo fa, e Paolo va. Conversione, ci fermiamo qui. Mi vengono in mente alcuni passaggi che dal grande al piccolo possiamo pensare. Pensiamo oggi, 25 di gennaio del 2023, lo scandalo dei popoli che, di battezzati che professano la fede nello stesso Signore e che si stanno ammazzando. L'Ucraina. Ma non è stata diversa la Seconda Guerra Mondiale. E non sono diversi altri conflitti. Lo scandalo. Dov'è Cristo? Che cosa ha cambiato? Lo scandalo della perdita dell'unità della Chiesa. Oggi si chiude la settimana di preghiera per l'unità. È scandalo. Scandalo vuol dire il fallo da rosso, da dietro, l'ostacolo che metti alla conversione degli altri. E per lo scandalo, dice il Signore, la soluzione è la macina al collo. E poi il rischio di scandalo se anche noi non viviamo l'unità. L'unità nella nostra parrocchia, nella nostra diocesi, nella nostra famiglia, nel nostro cuore. Ma non è un finale down, in giù. Vuol dire di dobbiamo rimanere anche noi desti e vigili, come San Paolo ci insegna, mantenendo un cuore libero e disponibile, quel cuore che ha consentito la conversione, che ha permesso che quella luce diventasse efficace, perché Paolo cercava il bene, ma lo cercava male. E quando ha trovato la luce del Signore, non ha posto ostacoli in alcun modo. Nulla è impossibile a Dio, neanche la conversione di noi, della Chiesa, del mondo.